Accordo di principio a livello europeo sugli organismi geneticamente modificati. Spetterà agli Stati decidere se permettere o negare la coltivazione degli OGM sul proprio territorio. Soddisfatte le multinazionali del settore, quattro mais geneticamente modificati hanno ricevuto l'opinione favorevole dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ed aspettano l'autorizzazione per essere coltivati. La maggior parte dell'opinione pubblica europea tuttavia resta molto contraria agli OGM. Solo tre Stati europei producono il mais 810, unico OGM autorizzato al momento in Europa. Critici i verdi europei, secondo cui le multinazionali potranno sfruttare le lacune giuridiche per attaccare in tribunale gli Stati che vieteranno le coltivazioni.